Venezia deserta. Venezia anno zero. La contestazione globale, ormai in molti settori della vita nazionale, è entrata anche nel cinema italiano. Da una schiera di cineasti, richiesta di autogestione immediata del festival in nome della cultura, resistenza in nome della tradizione e dell'impossibilità di attuare un improvviso cambiamento da parte governativa e dei responsabili della manifestazione. L'inaugurazione della mostra subisce un ritardo, fallisce l'idea di un controfestival, naufragio dei contestatori. Cinema demenziale, l'ha chiamato qualcuno, dove chi crede nel buon senso, nell'ordine, nei valori tradizionali di quest'arte, appare come un coltivatore di luoghi comuni. Non si è contro riforme necessarie affinché gli organismi, specie quelli di Stato, risultino più aderenti alla realtà di oggi. Spaventa invece quel tipo di ricerca nuova a tutti i costi, che spesso rasenta l'irresponsabilità e l'incoscienza.